Ebbene, siamo qui, cari amici, per il terzo e ultimo video di oggi, dove parliamo innanzitutto di Edge e della sua affabilità, o meglio dire, non so come spiegarmi, dell'amore che c'è tra Edge e il WWE Universe e l'andamento comunque che Raw e SmackDown hanno dato in questa settimana subito dopo la Royal Rumble. Per esempio, innanzitutto partiamo da Edge. Edge che allora vediamo un po'. Allora, Edge, regia, forniscimi le informazioni. Allora, per quanto riguarda l'ultimo video dedicato ad Edge, i migliori momenti della carriera di Edge, video che è caricato quasi 5 giorni fa e al momento è su 1,5 milioni di visualizzazioni. Invece il video dove lui pian piano si riprende dall'attacco brutale subito da Randy Orton a Raw, sta arrivando quasi sui 5 milioni, è passato una settimana. L'attacco brutale di Randy Orton su Edge a 2 milioni e 9 quasi. Invece, e questo è stato il video più seguito, più cliccato, il ritorno di Edge alla Rumble ha finalmente raggiunto in 7 giorni ben 10 milioni di click, quindi più o meno 1,5 milioni di visualizzazioni al giorno. Invece, tornando a Raw e a SmackDown, i numeri principali dicono che come top 10 dall'ultimo episodio di Raw abbiamo quasi raggiunto i 3 milioni di click in quasi una settimana. Invece, vabbè, NXT si prepara al takeover. Siamo quasi sui 4 giorni e ci avviciniamo alle 700.000 visualizzazioni. SmackDown, invece, video caricato da poco perché SmackDown si tiene il venerdì sera in America. Siamo quasi su 1,6 milioni in quasi 2 giorni. Poi, parlando della situazione finanziaria, economica e dirigenziale della WWE, purtroppo ci sono state, per quanto riguarda nella dirigenza, due perdite importanti di due persone abbastanza esperte del settore, quindi, e soprattutto il crollo della borsa, il crollo finanziario economico della federazione nella borsa di Wall Street, che si dice, la perdita si aggira attorno al miliardo di dollari, quindi. E soprattutto in questi giorni, in queste ore, circolano voci che magari potranno essere fondate o poi infondate su il successore di Vince McMahon, che non dovrebbe essere Triple H né Stephanie McMahon, ma Shane McMahon, che io leggendo in una notizia, praticamente nell'ambiente del wrestling sin da quando era bambino, quindi che dire? Ora ci aspettiamo un'altra settimana bella ricca in WWE, ricordando che il 27 febbraio, quindi tra 3 settimane e mezzo, ci sarà Super Showdown a Riyadh in Arabia Saudita. Comunque, seguite i videoclip di Edge. Ora posterò come stories su Facebook i videoclip di Edge.
e anche le top 10 delle ultime puntate di Raw, SmackDown ed anche NXT. Bene, grazie a tutti, ci vediamo domani dove avremo il video su Sampdoria Napoli e vediamo. Ah, e poi su Raw, sul commento dello show rosso, su Raw. Ciao a tutti.